Da qualche giorno sono entrate in vigore le nuove regole in materia di obbligo vaccinale per il personale scolastico. Con una circolare del 7 dicembre il Ministero aveva già fornito indicazioni alle scuole, indicazioni che sono state ulteriormente precisate il 14 di dicembre, con una nota che ha chiarito anche gli aspetti connessi con la normativa sulla privacy. In proposito, va detto che è ormai chiaro che una volta stabilito l'obbligo, diventa assolutamente indispensabile per le scuole conoscere lo stato vaccinale di ciascun dipendente. Ovviamente le scuole dovranno trattare questi dati in modo appropriato e la nota ministeriale del 14 dicembre ne chiarisce le modalità. Ma sentiamo cosa dice in proposito il nostro esperto, l'avvocato Dino Caudullo. Il problema della privacy è relativo se affrontato nei termini corretti e le misure anche di natura tecnica predisposte dal Ministero ritengo siano adeguate al rispetto della privacy. In che senso? Nel senso che la piattaforma a cui accede il dirigente scolastico per la verifica circa lo status del soggetto, cioè se ha adempiuto o meno all'obbligo vaccinale, è una modalità che comunque garantisce il mantenimento di queste informazioni all'interno di quella specifica verifica che effettua il dirigente scolastico. Quindi queste informazioni non sono divulgate a terzi, non sono divulgate all'esterno, e alla circolare è allegato appunto è allegata l'informativa sul trattamento dei dati personali che il dirigente deve sottoporre al soggetto interessato. Quindi da questo punto di vista il Ministero ha affrontato il problema del rispetto della privacy in questi termini, cioè i soggetti interessati dalla verifica sono informati attraverso appunto la sottoposizione dell'informativa prevista dal testo unico in materia di protezione dei dati personali. Pertanto il dirigente, nell'ambito delle competenze affidategli direttamente dal legislatore, potrà effettuare i controlli nell'assoluto rispetto della riservatezza dei soggetti interessati. Tutto bene allora? Assolutamente no, perché il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale può avere conseguenze pesanti per il personale, come emerge dal racconto che diversi docenti hanno fatto anche alla nostra testata. Ma c'è da dire che ci sono indicazioni del Ministero che non sono ancora per nulla chiare. Per esempio, si dice che il personale esentato dall'obbligo vaccinale dovrà essere impiegato in altri compiti, senza dire nulla di più. Ma a tutt'oggi, nonostante le ripetute richieste sindacali, il Ministero non ha ancora fornito i chiarimenti del caso. Senza considerare ancora le palesi contraddizioni del provvedimento. Per il personale esterno che interviene nelle scuole, non esiste alcun obbligo vaccinale, regola poco comprensibile se si considera che fra questo personale ci sono anche operatori, come ad esempio gli assistenti alla comunicazione, che lavorano stabilmente nelle classi, anche a stretto contatto con gli alunni, in particolare con quelli con disabilità. E poi c'è il problema dei problemi. Nelle scuole non ci sono soltanto docenti, dirigenti, personale ATA, ma anche 7 milioni e più di alunni che per ora sono vaccinati solo in parte, pur potendo essere veicoli di contagio. Adesso medici, scienziati e pediatri dicono che anche bambini e bambine fra i 5 e gli 11 anni possono essere tranquillamente vaccinati, ma su questo si stanno già moltiplicando le polemiche. E ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, seguiteci perciò su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto.